Io ho il compito di raccontarvi una storia e ve la racconto insieme a Minnie Giulia, che è la mia amica del cuore a quattro zampe. E io sono stata letteralmente salvata da due cose, da due realtà, perché ho perso mia figlia Giulia, che aveva solo 23 anni, era una mazzone piuttosto in gamba, ha vinto per due volte i campionati regionali. Ed era molto coraggiosa e molto determinata. E Giulia mi ha lasciato un testamento spirituale ricchissimo e meraviglioso e mi ha salvato la vita, perché da questo testamento spirituale io ho costruito il resto della mia vita, finora e per il tempo che mi resta da vivere. Minnie Giulia mi ha salvato la vita come empatia ed affettività. Insieme a chi? Insieme alla cavalla che faceva le gare con Giulia, che si chiama Leslie e che vive in un posto mitico in Friuli, in un luogo bellissimo dove Giulia, sono certa, avrebbe voluto vivere e secondo me ci vive insieme a noi, insieme alla sua cavalla, perché lei diceva: Mamma, il mio sogno è quello di aprire la finestra e vedere la mia cavalla la mattina quando mi sveglio. Leslie ha conosciuto Giulia in profondità, cioè la conosceva talmente bene che sapeva come reagire con lei in ogni situazione e come consolarla, come esserle vicino nei momenti difficili. Pensate che Giulia e Leslie sono state vicine praticamente fino all'ultimo giorno di vita di Giulia e i suoi pensieri sono stati tutti per lei. Lei era perfettamente consapevole del suo percorso, di quello che l'aspettava, cioè sapeva che non avrebbe avuto un percorso lungo e per questo ha lasciato una traccia molto importante della sua vita, del suo modo di pensare, del suo modo di essere e di quello che avrebbe voluto davanti a sé come futuro. E in questo suo testamento spirituale, che poi abbiamo pubblicato, ha lasciato un messaggio a me in cui mi ha detto a chiare lettere: Mamma, fai per gli altri ciò che avresti voluto fare per me. Ed è questo il motivo per cui ho creato l'associazione Grande Giù for Love and Care. Le due parole non sono così, diciamo, estrinseche o occasionali. Love for animals, care for people. Ed è sul concetto di care, che non è la cura, è anche il prendersi cura, che è nata l'idea di creare un laboratorio di attività per i giovani pazienti in oncoematologia, in particolare in ematologia, e che dopo alterne vicende e tanto lavoro, anche di redazione di libri, perché questo era importante, la crescita di una consapevolezza dell'esperienza fatta, si è concretizzato grazie alla collaborazione col professor Francesco Lanza, direttore della ematologia di Ravenna, e con lui abbiamo cominciato piano piano a creare una rete di idee prima e poi di rapporti. E devo dire che è stata una crescita veramente continua, a flusso continuo. Non ci siamo mai fermati. Voi potete sapere quanto un medico deve lavorare, il reparto, eccetera. Ma l'ANSA non si è mai tirato indietro, abbiamo lavorato veramente fianco a fianco. Però abbiamo avuto il sostegno di alcune fondazioni e questo ci ha permesso di andare avanti. E dietro di me però c'era l'esperienza meravigliosa dei cavalli.
Mi chiamo Francesco Lanza, dirigo la struttura di ematologia presso l'ospedale di Ravenna, rete metropolitana trapianti, quindi facciamo trapianti autologhi di cellule staminali. Lavoriamo nel settore dell'oncoematologia, quindi quelle malattie oncologiche di pertinenza ematologica che sono le leucemie, i linfomi, i mielomi, quindi tutta una serie di patologie che richiedono dei trattamenti intensivi procrastinati nel tempo, nei mesi, negli anni. Oggigiorno i pazienti hanno sempre più possibilità di raggiungere una guarigione o di raggiungere delle remissioni cliniche, come diciamo noi, di lunga data, e questo pone una serie di problematiche anche di tipo psicologico, perché il paziente, specialmente il giovane adolescente, il giovane adulto, viene nella fase di malattia tolto da quelle che sono tutte le sue attività quotidiane, le sue socializzazioni, e spesso necessita dei ricoveri ospedalieri protratti. Questo sicuramente dà dei risvolti psicologici importanti e che meritano sicuramente di essere in qualche modo affrontati anche dal clinico ematologo. E questo è tanto è vero quanto diciamo va di pari passo con le possibilità dei trattamenti che sono sempre più specifici, trattamenti di medicina di precisione, quindi terapie che in qualche modo sono sempre più individualizzate. Questa individualizzazione non deve essere solamente confinata a un trattamento, quindi delle possibilità delle chemioterapie, ma dobbiamo essere in grado al paziente di offrire anche dei percorsi di recupero psicologico, specialmente legati a questi ricoveri protratti. Quindi si è andato a affermare il concetto della medicina e dell'oncologia integrativa, che non è una medicina alternativa, ma è una medicina che va ad integrarsi alle terapie tradizionali che noi facciamo per raggiungere una remissione. Quindi l'obiettivo principale rimane sempre quello di offrire al paziente le migliori terapie, ma questo si deve sempre di più coniugare, deve essere declinato sempre meglio con delle terapie alternative. Il progetto col cavallo è quindi partito qualche mese fa, ci siamo trovati in questo maneggio del circolo ippico Ravennate e abbiamo incominciato a affrontare insieme ad alcuni dei nostri pazienti oncoematologici questo percorso di recupero psicologico con sussidio di cavallo. Diciamo lo staff che ha operato è uno staff molto articolato, ma lo spirito con cui abbiamo affrontato questo progetto non è quello di un progetto di trattamento, di terapia, ma è un progetto proprio di condivisione di spazi all'aperto insieme col cavallo per poter in qualche modo riaffrontare delle problematiche di vita nel paziente, quindi dargli delle prospettive di vita. Quello che noi abbiamo apprezzato, e questo è molto interessante, è che il paziente, magari superate le prime fasi un po' di titubanza, le prime fasi in cui c'era anche un po' di paura di affrontare questo percorso di terapia che fosse un ulteriore obbligo del paziente, in realtà una volta che arrivano qui si estraggono. C'è un estraneamento da tutto quello che è il loro contesto familiare, il nostro contesto delle terapie, il contesto delle problematiche quotidiane, hanno avuto un grandissimo beneficio, perché è anche questa, riuscire in qualche modo a evadere dalla realtà quotidiana ha permesso di creare un link col cavallo, un'empatia col cavallo che è estremamente importante. Quindi i risultati che noi abbiamo potuto in qualche modo apprezzare e sostanziare sono veramente di grande significato. Quindi il paziente si è giovato grandemente di questo progetto sul cavallo, è riuscito ad evadere da quelle che erano le sue problematiche quotidiane ed è riuscito a ottenere dei risultati psicologici di un recupero di socializzazione molto molto importante. Noi in questo luogo dove ci vedete adesso, noi abbiamo vissuto insieme a Giulia i momenti più belli della nostra vita. Abbiamo nutrito amicizie, esperienze. Enrico Fiorentini, il nostro maître, il nostro maestro di squadra, è stato prima, quando ero un ragazzo, maestro mio e poi maestro di Giulia.
Quindi abbiamo vissuto qua un periodo lunghissimo della nostra vita e io poi ho continuato qui a cercare un supporto per poter realizzare un percorso che riguardava i giovani pazienti oncologici, i cavalli, la rete di relazioni con la natura, che è una rete di relazioni costruttiva, importante. Siamo al Circolo Ippico Ravennate, un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri. Noi svolgiamo le discipline olimpiche diciamo della FISE, in particolar modo che sono tre le discipline olimpiche: salto ostacoli, completo e dressage, ma in particolare noi siamo specializzati nella specialità del completo, che è uno sport particolarmente impegnativo, che è composto di tre prove: una prova di dressage, di addestramento per valutare la bellezza, la perfezione dei movimenti e l'affiatamento del cavallo con il cavaliere, una prova di cross che si svolge in campagna su ostacoli fissi e poi il terzo giorno la prova di salto ostacoli. Tra le varie attività abbiamo iniziato dal 2022 con l'ipoterapia. E quindi quando avevo già pensato di iniziare in autonomia, avevo già iniziato, poi è intervenuta la professoressa Gemelli Gramellini, che peraltro conosco da una vita, e quindi ci siamo accordati per fare questa attività insieme. Ecco, il cavallo è un animale del tutto particolare, e soprattutto frequentando il cavallo, avendo un rapporto giornaliero col cavallo, si crea un feeling incredibile. Noi pensiamo al feeling che si crea per esempio con i cani, ma un feeling analogo si può diciamo avere anche con il proprio cavallo, con il quale si interagisce in scuderia e che si monta, quindi c'è proprio il contatto fisico, la trasmissione degli impulsi, dei sentimenti, delle sensazioni a livello fisico. California? È girata dall'altra parte. Ecco, vieni, vieni. Oh, sei sospettoso, hai visto la luce? Non ce l'ho la carota. Sì, ma dice la carota, dice, in genere mi dai la carota, dice qua non c'è niente da mangiare. È California. Questa è California, la mia cavalla, che monto appena posso e con la quale c'è un grandissimo feeling. Andiamo molto d'accordo. Lei è figlia di una mia cavalla, quindi l'ho allevata io, è nata con me e adesso è cresciuta, è adulta.
È bravissima, Angela Rom. Sei proprio la più brava. Dottore, stai qui. Dai che sei bravo. Dai che sei bravo, patatone. Fatti vedere come sei bella, eh. Fatti vedere. Fatti vedere. Il progetto a cavallo con grande giù è nato da un testamento spirituale lasciato alla signora Giuliana Gemelli, che ha radunato un'equipe qualificata in interventi assistiti da animali, la storica Pet Therapy, e io sono la referente di progetto. Mi sono avvicinata agli interventi assistiti da animali passando da una formazione di tipo psicologico, e il cavallo è molto diverso dall'asino, dal cane, e in questo progetto ce ne siamo resi conto perché grazie a Gilles Larot è stato possibile entrare subito in contatto con i bisogni che l'equipe organizzativa aveva individuato prima di far partire questo progetto. I bisogni vengono racchiusi tutti da una parola che è la consapevolezza. Il primo incontro tra gli utenti e il cavallo, che è davvero sorprendente, perché per quanto si possa raccontare, no? Nella teoria che cos'è il cavallo, cos'è in grado di fare, e non ci rendiamo conto finché non lo incontriamo di che cosa è in grado di dare. Il cavallo ha un modo tutto suo e soggettivo di interagire con chi non conosce, e il cavallo in questione è stato scelto in base alle proprie caratteristiche di prosocialità e per gli obiettivi definiti dall'utenza, e Gilles Larot era quella giusta. Inizialmente c'è paura, perché comunque le aspettative o l'idea che si ha del cavallo non corrispondono con la realtà, perché c'è tutto un percorso di approccio, di conoscenza, proprio come se fosse un altro, non è un cavallo, è proprio un altro, diverso da noi. E con questo genere di utenza che tende a rimanere un pochino restio e chiuso, abbiamo scelto questo individuo proprio perché ci avrebbe facilitato nella relazione, e possiamo dire a fine progetto che è stata una scelta vincente, e in questa selezione, oltre a tutte le capacità e le abilità del cavallo sulla socialità, ci sono anche dei controlli medici, quindi oltre ad interfacciarci con i responsabili di progetto, ci siamo interfacciati anche con i veterinari del centro ippico Ravennate, che hanno valutato lo stato di salute, ma anche comportamentale, oltre che quello fisiologico.